Complimenti. Adesso invece vado subito a presentarvi il nostro prossimo ospite, è uno di voi perché vive all'estero, è abruzzese di nascita, è emigrato alla fine degli anni 60 negli Stati Uniti, dove adesso è affermato e si è fatto strada a New York. È il direttore di Video Age, la principale rivista di Hollywood che si occupa di produzione e di vendita di contenuti televisivi. È qui con noi Domenico Serafini, benvenuto. Grazie Monica, grazie, piacere, di essere venuto, piacere mio. All'Italia con voi, anche perché so che lei direttamente dall'aeroporto di Fiumicino è venuto qui a Saxa Rubra. La valigia ancora... Esatto, la valigia è dietro le quinte, quindi a maggior ragione grazie davvero. No, grazie. Allora, lei ha appena pubblicato il suo ultimo libro, eccolo qui, intitolato Ero gracile, la rivincita della B12, i ricordi di un'epoca strana e divertente che sembra lontana. Allora le chiedo ovviamente come è nata l'idea di questo libro, ma soprattutto cosa c'entra la B12? Ecco, allora, questo è il mio primo libro, tra l'altro, che non ha a che fare con la televisione. Gli altri hanno tutto a che fare con la televisione, quindi questo è un libro molto diverso e sono molto orgoglioso di questo libro. E la B12 è stata molto importante per me perché ero molto, molto magro. Cioè, potevano mettermi davanti al sole e vedere tutte le mie ossa, le costole, belle. La radiografia. Ed è stato il motivo che non potevo ingrassare, è per via della dieta abruzzese, che è troppo sana. Ah. E quindi dovevo prendere le B12 come ricostituenti. Dopo, arrivato un certo tempo, la B12 si è vendicata. E cosa ha fatto? Ha fatto nascere una ruota di scorta qua intorno. Allora le chiedo subito, quindi lei è emigrato negli Stati Uniti un po' per riprendersi, perché là hanno un'alimentazione, diciamo una dieta alimentare piuttosto pesante, no, volendo. No, perché sono stato con mia zia abruzzese e quindi la dieta rimaneva sana. Uguale. La pancia, la ruota di scorta è nata il giorno dopo, esattamente il giorno dopo il mio 50° compleanno. Anno. Allora, in queste pagine lei riprende i fili di storie, soprattutto fissa volti che ha incontrato nel suo passato, in un Abruzzo degli anni 60. Che ricordi ha di quella terra che ha dato Natalia a tanti persone, tanti italiani che poi sono emigrati in paesi stranieri? Tanti artisti, Di Martin, Madonna. L'Abruzzo credo che abbia portato, di origine abruzzese, più artisti di qualsiasi altra regione italiana, in America e in Canada anche. Non è che ricordo molto di questi personaggi, specialmente politici o artistici, perché ero troppo piccolo. Comunque ho fatto delle ricerche per vedere esattamente cosa facevano, come Marco Pannella, per esempio, che abitava a Giulianova, vicino a casa nostra, ma non lo conoscevo personalmente perché ero molto giovane, molto piccolo. E comunque, leggendo la sua biografia, ho scoperto che lui tutta l'estate le passava a Giulianova o a Teramo, dove era nato. E quindi ho scoperto un Abruzzo diverso da come lo vedevo quando ero giovane a Giulianova. L'America è nata per via del mio amore per la televisione, perché ho iniziato come tecnico, ho un diploma da tecnico, fatto l'esame di Stato un mese prima di partire per l'America. E lì sono andato in America appunto per studiare la televisione, perché questa è la mia ambizione, passione. La mia passione è sempre stata, anche quando ho cominciato a scrivere per il giornale, che avevo 14 anni, scrivevo sempre di televisione, in qualche modo. Ma quindi che cosa l'ha spinta a scrivere invece questo libro? Allora, è cominciato con un piccolo articolo su un giornale americano, America Oggi, che è il nostro quotidiano di lingua italiana in America.
E lì è uscito un articolo molto simpatico, molta gente ha fatto commenti perché dopo ho messo il link su Facebook, che mi hanno invogliato ad espanderlo. E così è nato questo libro, lo stesso titolo, però un po' più ampio che ha preso una forma di un libro. Eh sì, anche perché lei si rivolge a tre generazioni. Quali sono queste generazioni? Beh, la prima, la mia, naturalmente. La seconda, la generazione seguendo ciò degli anni Ottanta, che hanno in modo che possano scoprire come sono strani i loro genitori, cioè noi, e infine la generazione Z, cioè quella del 2000, che è venuta dopo gli anni Ottanta. E questi qua adesso devono confrontarsi con dei problemi come l'obesità, per esempio, come il riciclo, come i rifiuti, montagne di rifiuti che noi non avevamo, come di nuovo l'immigrazione, che adesso non si chiama più emigrazione, adesso si chiama fuga di cervelli. Però è in pratica la stessa cosa. Esattamente. E quindi giornalisticamente fuga di cervelli. Ma per esempio adesso, una volta negli anni 60 la guerra tra le superpotenze era per la conquista dello spazio, una volta con i russi, adesso con i cinesi, quindi veramente non è cambiato molto. Allora, lei è emigrato negli Stati Uniti alla fine degli anni 60. Cosa voleva dire in quegli anni emigrare? Soprattutto che tipo di accoglienza avete trovato voi giovani, lei insomma e tanti altri che hanno deciso di trovare la loro terra promessa in America? Beh sì, era una generazione, una società completamente diversa. Quando sono arrivato a JFK, mi ricordo il volo TVA, mia zia è venuta a prendermi all'aeroporto assieme a un amico di famiglia, è venuto con un'auto decappottabile enorme, cioè era un aereo stesso, no? Quindi una società completamente diversa, però era molto più facile, cioè per intervistare personaggi che io volevo intervistare, come ho intervistato Dworkin, il padre della televisione, era molto facile, bastava mandare una lettera, dava un appuntamento, quindi è una società molto aperta, molto ricca naturalmente, più facile di quella che avevo vissuto in Italia. Ecco, però guardando indietro, adesso quello che abbiamo fatto noi nel 60 fa ridere. Certo. Ma una volta era un dramma, cioè il tempo ha trasformato il dramma in commedia. Adesso leggendo il libro uno si diverte a leggere, che divertente. No, non era divertente a quel tempo. C'era il boom economico. Ma noi non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto dopo che c'era questo boom economico, ce l'hanno detto dopo. Noi che abbiamo vissuto questo periodo, il boom economico non lo vedevamo. Quindi secondo lei anni fa era più facile emigrare di oggi? Beh no, dipende. Oggi c'è la fuga dei cervelli. Sono tutti laureati, sono tutti scienziati, sono tutti ricercatori, sono tutti professori, è molto più facile. Ho intervistato alcuni giorni fa, prima di partire per l'Italia, una ragazza anche abruzzese, perché curo una rubrica sul Messaggero per gli abruzzesi all'estero, e lei ha un visto artistico. Adesso si può prendere anche un visto artistico, cioè gli italiani hanno accesso in America senza problemi, se hanno un talento non hanno problemi. Infatti in Canada per esempio vanno trovando italiani, specialmente cuochi, non si trovano cuochi italiani in Canada. Devono, in America i cuochi sono, dei ristoranti italiani sono messicani, in Canada sono indiani. Perché facciamo questo appello, dottor Serafini. Sì, i canadesi hanno bisogno di tanti cuochi. Senta, lei è un uomo di successo. Parliamo di quello che sta facendo ora, della sua attività imprenditoriale, di questa video age. Beh, succede. In America dicono, quando mi dicono famous, io dico infamous, perché più o meno hanno sempre paura di quello che scrivo. Hanno timore. La rivista è nata nell'81, grazie anche all'industria italiana. In quel periodo l'industria italiana, l'Italia era il centro dell'attenzione mondiale.
per quanto riguarda le reti. L'Italia ha creato la televisione privata per l'Europa. Una volta prima dell'Italia c'era solamente in Inghilterra, ma l'Inghilterra era diversa, era semi-statale. L'Italia era veramente privata, quindi gli americani si sono lanciati nel mercato italiano e io ero il token italiano, l'unico italiano che poteva tradurre quello che per mantenere i collegamenti. E quindi sia gli americani come la MGM, come la Paramount, anche gli italiani, tutti mi hanno aiutato a lanciare quella rivista. E noi naturalmente curiamo solamente la produzione e distribuzione e acquisti. Questo è il nostro campo limitato a questi tre elementi. Allora io ringrazio molto il dottor Serafini per averci raccontato questa storia di successo. Avrei voluto farle tante altre domande, magari se tornerà in Italia torni a trovarci. Sicuro. A presto. Grazie dell'ospitalità.